bentornati. Oggi prepariamo insieme una torta buonissima ma light. Non vi dico altro, vi dico soltanto che si tratta di una torta buonissima e sofficissima al pistacchio. Dopo le abbuffate delle feste natalizie, oggi vi propongo una torta al pistacchio, quindi sempre molto golosa, ma con ingredienti più leggeri, più light. Ecco perché quindi ho scelto di realizzare una torta un po' diversa dal solito. Comunque è un dolce gradito da grandi e piccini, al gusto di pistacchio, ed è comunque una ricetta facilissima da realizzare. Gli ingredienti che ci occorrono sono 150 g di farina integrale, 80 g di farina 00, 125 g di zucchero di canna, 40 ml di olio di semi di girasole, 230 ml di latte di mandorla, 60 g di crema al pistacchio, una bustina di lievito per dolci, 50 g di granella di pistacchi e un pizzico di sale. Mettiamo in una ciotola la farina integrale, aggiungiamo la farina 00, lo zucchero di canna, il lievito per dolci e un pizzico di sale e mescoliamo bene il tutto con una frusta manuale fino ad ottenere questo risultato. In un'altra ciotola mettiamo invece il latte di mandorla, aggiungiamo l'olio e la crema di pistacchi. Mescoliamo la parte liquida utilizzando sempre la nostra frusta manuale. Ora incorporiamo la parte liquida in quella solida e utilizzando la nostra frusta mescoliamo girando poco alla volta, finché non otterremo un composto di questo genere. Io per tritare i pistacchi utilizzo questo metodo. Li metto in un sacchetto, chiudo e con il pestacarne li riduco in granella. Aggiungo la granella di pistacchi all'impasto. Ho oliato e infarinato una tortiera del diametro di 22 cm e ho riempito con il nostro impasto. Intanto preriscaldo il forno a 180 gradi, statico. Inforno la torta per 35-40 minuti, fate sempre la prova con lo stuzzicadenti. Ed ecco pronta la nostra torta, spolverizzo con zucchero a velo. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like, oppure scrivetemi tantissimi commenti. Vi aspetto. Noi come sempre ci vediamo alla prossima.